Nell'ultimo anno sono stati 17 milioni gli italiani che almeno una volta hanno tentato la sorte e tra loro sempre di più sono quelli che del gioco d'azzardo diventano dipendenti. Siamo andati a vedere come un gruppo di volontari di Roma prova ad aiutarli. Il servizio è di Claudio Pandolfi. Mi meraviglio come ancora non siano centuplicate le situazioni di dipendenza con la potenza economica dei gestori, con la seduttività dei giochi. Lo sportello SOS Azzardo nel quartiere romano della Magliana, gestito da una cooperativa, offre un servizio gratuito di assistenza psicologica e legale. È una trincea in prima linea, nata nel 2015, nella lotta contro una dipendenza, quella del gioco, che si diffonde sempre di più. Secondo il CNR, nel 2017 hanno giocato d'azzardo 17 milioni di italiani dai 15 ai 64 anni contro i 10 del 2014. Gratta e vinci, videolotteri, ma non solo. Adesso cominciano a essere molto presenti i giochi online. Molto presenti e quelli sono anche più difficili da combattere. Molti ragazzi giovanissimi, specialmente scommesse sportive tramite il tablet e il telefonino. 19 miliardi di euro persi al gioco nel 2016, 400.000 i giocatori problematici stimati oggi, quelli che spendono fino all'ultimo centesimo ed oltre. Ci sono questi gradi di autodanno. Si perdono amici, poi piano piano si perde anche spesso la famiglia, si perde il lavoro. È possibile uscire dalla dipendenza del gioco d'azzardo? Si può uscire, basta trovare una buona struttura in cui essere accolti. La persona deve fare ricorso a tutte le sue risorse, quindi amicizie, la famiglia è fondamentale. Abbiamo l'impressione di combattere con un mostro, però Davide e Golia ci insegna qualcosa.